Secondo l'intuizione del Santo Padre Francesco, preghiamo l'invocazione del tuo posto alla Madonna. O Maria, Vergine potente, tu grande presidio della Chiesa, tu hai avuto grande dei cristiani, tu terribile come esercito sperato di fare, tu che da sola hai distrutto tutti gli errori del mondo, tu nell'angustia delle lotte e della necessità, difendici dal nemico e nell'ora della morte accoglici in paradiso. Lo devo disinfettare.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia, pace e fede, per la potenza dello Spirito Santo sia sempre con tutti voi. E con tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. E diciamo insieme, confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, il Signore. Dio onnipotente abbia misericordia di lui, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Rivesta, Signore, la volontà dei tuoi fedeli, perché collaborando con impegno alla tua opera di salvezza, ottengano in misura sempre più abbondante i doni della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te in unità con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
insegnandoli alla sinagoga e alle prigioni, trascinandoli davanti al re e ai governatori a causa del mio nome. Avrete allora l'occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Facciamo il secondo passo in questo itinerario di comprensione e di accoglienza della terza edizione del Messale Romano. Ieri abbiamo riflettuto insieme su che cos'è un dono per la Chiesa, cioè che cosa è il nuovo Messale per la Chiesa e che cosa chiede a noi come fedeli nell'accoglienza di questo libro liturgico. Stasera proviamo a riscoprire cioè, l'importanza di questo libro liturgico nella nostra vita. Il primo equivoco da evitare è questo: non si tratta di un nuovo messale, perché la messa non cambia, l'Eucaristia è sempre la stessa, ma praticamente è il tentativo da parte dell'ufficio liturgico, di tutta la pastorale liturgica, di mantenere sempre più vivo il discorso di rapporto tra quello che celebriamo e quello che viviamo, per non far diventare due cose separate. Veniamo in chiesa, celebriamo, poi la nostra vita continua fuori come se niente fosse accaduto. Ma nel corso degli anni la liturgia ha cercato sempre di adattarsi, tra virgolette, anche ai contesti sociali in cui viene celebrato. Ci sono voluti più di 18 anni per arrivare a questa terza edizione, che prima è stato il lavoro dei liturgisti, perché loro sono quelli un po' più esperti in questa materia. Poi è stato sperimentato in alcune comunità a livello mondiale e poi i vescovi ne hanno discusso e hanno portato poi a questo testo che abbiamo tra le mani. Non si tratta quindi però di prendere il libro vecchio, poverino, che è mezzo consumato, mezzo per 18 anni è stato usato, metterlo da parte e metterne un nuovo libro più bello, più nuovo, fresco di stampa. Non è questo il senso, ma si tratta di approfittare di questo momento, di questo dono che la Chiesa riceve, che noi siamo la Chiesa, per arricchire il nostro modo di celebrare come comunità. Il senso è tutto questo. E ieri sera dicevo che è il terzo, no? È la terza tappa, quindi conclusiva, di un cammino che la Chiesa ha fatto. Perché nel primo momento si riscoprì la ricchezza della liturgia per viverla meglio. Poi il secondo momento fu la riforma dei libri liturgici. Vi ricordate? Cambiarono i messali, i lezionari, cambiarono alcune forme delle letture, anche in base a quella nuova edizione della Bibbia, la Bibbia rinnovata. Questo invece è questo terzo momento in cui i libri liturgici che sono stati scritti
devono dare la nuova forza alla nostra celebrazione, al nostro modo di vivere anche una vita liturgica, una spiritualità della liturgia. E qui andrebbe approfondito molto questo discorso. Che cosa ci porta a riscoprire questo nuovo libro liturgico che ci è stato donato? Il messale nuovo ci educa, perché questo è il suo compito, ci educa attraverso tutto quello che ci sarà scritto, i testi delle preghiere, le celebrazioni, e ci deve aiutare a vivere sempre di più il senso ecclesiale delle nostre celebrazioni. Non viviamo noi da soli le nostre celebrazioni, cioè non sono a uso e consumo personale. Io non vengo a messa, io partecipo alla celebrazione dell'Eucaristia come attore anche principale. Non vengo qui, mamma mia, vengo con l'orologio alla mano. Quanto dura? Una delle cose che fanno i bambini quando partecipano a delle celebrazioni, la prima domanda che fanno: quanto dura? Cadiamo anche noi in questo errore quando poi ci mettiamo a prendere troppo lunga, e invece poi ci mettiamo a casa e ci mettiamo vicino ai tali show per 2 ore a sentire sciocchezze, ci lamentiamo per questo. Ecco, la celebrazione eucaristica non è a uso e consumo mio, non finendo ognuno a casa se la farebbe per conto suo. Dobbiamo diventare sempre più comunità che celebra, grazie al Signore, grazie allo Spirito del Signore che ci fa rendere lode alla salvezza, al Padre. Questo è quello che questo libro ci fa, ci insegna, ci chiede. Cioè dobbiamo diventare cristiani maturi nel nostro essere parte della storia della salvezza. Noi facciamo parte di un grande progetto, no? Il progetto del Regno di Dio, ma siamo parte di questo, l'abbiamo detto nelle ultime domeniche. Non è solo un dono del Signore, ma anche un dono, la salvezza, che noi ci dobbiamo, tra virgolette, conquistare, i talenti che il Signore dà a ognuno di noi due domeniche fa. Allora il messaggio si presenta come il luogo, quindi non un luogo che non è un posto, luogo vuol dire proprio il senso dello stare insieme. Attraverso cui ognuno di noi è impegnato a rinnovare la propria fede. Se noi non facciamo questo, anche le celebrazioni non servono a niente. Rinnovare la mia fede, rinnovare il mio cammino di fede, chiedermi, perché questo ci chiede adesso, questo è un esame di coscienza che noi dobbiamo fare: a che punto sono io della mia vita, del mio cammino di vita, del mio cammino di testimonianza all'amore del Signore? Siccome è sull'altare il messaggio, si potrebbe pensare che è a uso e consumo solo del sacerdote, perché è nelle sue mani. Ma non è solo questo, e non è nemmeno un copione, come spiegarmi meglio, un copione che il sacerdote deve recitare per celebrare insieme al popolo. Ma è molto bello quello che dicono i versi, ci sono delle espressioni belle, perché dicono: è fonte di preghiera comunitaria e personale, che attraverso di cui il sacerdote prega e l'assemblea prega, e guida che orienta il percorso celebrativo, cioè ci dà i ritmi della nostra celebrazione. È un tesoro, questo è bello, che custodisce la tradizione orante della Chiesa. È tutta la tradizione della Chiesa che noi ritroviamo
in questo libro non è un'invenzione nuova, ma è la tradizione di 2000 anni di storia che ancora si rinnova per ognuno di noi. E poi è il modo attraverso cui si rinsalda la relazione tra Dio e il suo popolo, cioè tra il Signore e ognuno di noi. È la celebrazione per l'umanità, grazie al dono dello Spirito, al dono del Padre e al dono del Figlio. Potremmo stabilire un interessante confronto tra la Bibbia e il Messaggio. C'è stato questo tentativo di farlo. Sono entrambi dei libri, la Bibbia è un libro, anzi la Bibbia è un insieme di libri, il Messale è un libro. Però nel momento in cui entrano nella celebrazione, la liturgia della parola, il Messale però, che usa anche il sacerdote, assumono una dimensione diversa. Perché la scrittura, la Bibbia, è il luogo attraverso Cristo parla a noi, perché questa è la parola di Dio, no? Parla a ognuno di noi. Invece l'altro, il Messaggio, rappresenta il momento in cui questa accoglienza della parola diventa preghiera e diventa la celebrazione. Allora si può affermare che la stessa scrittura rivela meglio se stessa quando è pregata anche grazie al Messale, con il Messale e per il Messale, ricordando quella formula per Cristo, con Cristo e in Cristo. Perché in effetti il Messale non è altro che una lettura divina che la comunità ha fatto della scrittura. E questo è aver cercato di mettere, cioè in pratica, quello che il Signore ci dà. Quali possono essere le novità e le differenze di questa nuova edizione? Perché abbiamo detto, è nuova edizione perché rinnova alcune cose. Dopo 40 anni circa, perché il Messale romano come l'avevamo nelle nostre mani è del 1983, lascia spazio a questa nuova edizione. La prima novità, adesso mi sono dimenticato di portarlo, di metterlo qua sopra, altrimenti l'avremmo vista, è che è un po' scontato, è di nuovo un libro cartaceo. Avrebbero potuto fare un'edizione che fosse a servizio degli strumenti che abbiamo tra le mani, avrebbe potuto essere uno strumento solo da sfogliare digitale, invece si è scelta ancora una volta la forma cartacea, però si presenta in un modo diverso, un po' meno grande, un po' più piccolina rispetto a quella, rinnovata nelle pagine, rinnovata anche nei disegni che si trovano all'interno. E che cosa è grande, di grande cambia? Il desiderio da parte dei liturgisti, dei vescovi, quindi tutti quelli che hanno lavorato a questo volume, che ci sia sempre di più la partecipazione attiva e fruttuosa del popolo di Dio. A questo mira, no? Una partecipazione sempre più bella, sempre più attiva. E vengono ampliate alcune formule, alcune preghiere, viene rinnovato anche alcuni modi della traduzione di alcuni testi, anche del saluto iniziale, no? Cambia qualche cosa, i prefazzi, le preghiere, e anche le presentazioni dei santi sono state un po' ampliate, perché dal 1983 c'è stata una grande infornata di santi e sono stati inseriti in questo
questo libro. Domani vedremo quali sono le vere differenze, le novità pratiche, vedremo domani e dopodomani, in due momenti differenti. Però che cosa ci aiuta ad accogliere il messale, questo nuovo messale, nelle nostre comunità? L'uso fedele, ritorniamo a quello che ho detto ieri sera, io non mi invento la liturgia. Il sacerdote non può inventarsi di cambiare delle cose. Ci sono delle parti che si chiamano variabili e in quello può intervenire il sacerdote, ma altre parti non possono essere assolutamente cambiate come io mi sveglio la mattina. E allora c'è bisogno da parte del sacerdote e da parte anche dell'assemblea che deve prendere atto dei cambiamenti e deve accogliere in obbedienza alla Chiesa tutto questo. Faccio un piccolo esempio. Nel Padre Nostro c'è scritto: non ci abbandonare alla tentazione. Già sono sorte tutte quante le difficoltà, poi quando ci siamo tutti teologi, biblisti, liturgisti, anche a tavola da noi oggi, è sorta tutta una discussione, e no, non alla tentazione, nella tentazione doveva essere. E allora poi a un certo punto io ho detto: scusate, ma se questi ci hanno messo 18 anni per arrivare a questa cosa, e noi come sacerdoti abbiamo anche noi l'obbedienza alla Chiesa, anche se non sono d'accordo, io quando reciterò il Padre Nostro dirò: non ci abbandonare alla tentazione. Le tentazioni sono quelle di fare di testa nostra. E allora anche il messale va accolto nelle forme e nelle formule che ci sono state e ci vengono donate, perché è un atteggiamento di risposta il nostro all'invito di Gesù: venite e vedrete, potremmo dire, no? Gesù ci chiede questo perché dobbiamo incarnare nella nostra vita gli insegnamenti di Gesù. Noi questo dobbiamo fare. Come si fa a essere testimoni oggi in una società che ha tanti problemi? Non a parole, ma con la nostra vita. Ma la mia vita si trasforma, si trasfigura qui, nell'Eucaristia. Di qua io prendo quella forza, quella grazia che mi permette di essere non il maestro di tutti, ti dico io come si fa, ma il testimone nella fede, nella speranza e nella carità. Perché tutto questo? Perché noi dobbiamo sempre di più, come dice San Paolo, conformarci a Cristo. Conformarsi vuol dire questo facciamo l'esempio di blasfemo: questo è Gesù, questo sono io. Solo quando io riuscirò a fare così mi sono conformato a Gesù Cristo, cioè ho fatto della vita di Gesù la mia vita. Ma questo è difficile, caro padre. Certo che è difficile, però non abbiate paura, non temete, nulla è impossibile a Dio, lo ascoltiamo sempre. Allora tutto questo è possibile, possiamo conformarci a Gesù Cristo. Seguiamo Gesù Cristo? No. E allora deve essere il messaggio nient'altro che un amore alla Chiesa. Tante volte si dice: Gesù Cristo sì, ma i preti, la Chiesa, guarda, sei fuori da tutto, no? Se tu dici una cosa del genere, io sono in comunione con i miei fratelli, sono in comunione con la Chiesa universale, posso non condividere alcune cose, ma io devo l'obbedienza anche a questo.
In conclusione, questo messale ci stimola a prendere sempre più consapevolezza della celebrazione eucaristica, perché è un libro liturgico per la celebrazione eucaristica. Ma dall'altro canto è uno stimolo a far sì che si rilanci la nostra partecipazione liturgica, perché non è solo è stabilire il tutto, e lo ripeto, nella celebrazione. La mia vita continua. Vi ricordate quel canto, forse lo conosco solo io, che sono un po' più vecchio. Davvero questa messa non finisce qui. Questo è l'Eucaristia. Cioè, non finisce, andate in pace. No, non è come il sacerdote dovrebbe dire. Andate, portate un po' di sconfiglio, di amore alle persone. Non è solo il momento celebrativo, ma la mia vita che continua, perché è un modo per raccordare vita e azione, vita di fede che non si stacca dalla mia vita quotidiana. Io non vivo due realtà. Quando sto in chiesa sono un cristiano, sono un uomo spirituale, donna spirituale. Poi sto fuori, sono un cittadino normale, sono un cittadino. Don Bosco mi ricordava, voi cristiani e onesti cittadini, cioè stanno insieme. Io non posso essere un buon cristiano se non sono un onesto cittadino. Allora, concludo con le parole che dicono anche in questo. Riconosciuto come uno scrigno prezioso da scoprire sempre di più, il messale richiede di essere aperto, accolto, conosciuto e amato per apprezzare tutte le ricchezze che contiene, per apprezzare questo dono che ci viene fatto. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi. Oggi vieni questo pane, cibo vero dell'umanità. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza,
ringraziati sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per il dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri limiti di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono una grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in missione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della nostra fede, annunciamo la nostra fede, proclamiamo la nostra risurrezione e la chiesa della gloria. Celebrando il memoriale della morte e la risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ricordati della nostra sorella Teresa e di tutte le anime del purgatorio, ammettili a godere la luce del tuo di noi tutti anni si ricordia, donaci di parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Giovanni Bosco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, noi canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli, dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento,
Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetterti a noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni problema, nella testa di Signore la beata speranza, che venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai detto la potenza della gloria di sé. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i vostri ma la fede della tua Chiesa e dona le mie in pace secondo la tua volontà, tu che vive regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando tu vorrai. Non avrò paura.
santi misteri ceda con la gioia di unirci nella tua stessa vita. Non permettere che ci separiamo mai da te, fonte di ogni bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con voi. Spirito Santo, la nostra celebrazione è terminata, andiamo in pace. E rendiamo grazie a Dio.